Cari amici, ben trovati, ho l'onore di intervistare per la seconda volta, per il suo secondo libro, la scrittrice Antonella Cavallo. Nome? Antonella. Cognome? Cavallo. Professione? Scrittrice. Come si intitola il tuo primo libro? Il Regno Argentato e le Tre Lune. E il secondo? E il secondo è Lo Specchio Nascosto e le Tre Lune. Perché consigli a tutti di leggere questo libro? Perché se è stato letto il primo va letto sicuramente anche il secondo, e anche perché è il suo sequel. E anche se non avete letto il primo, leggendo il secondo sicuramente vi verrà la curiosità di leggere il primo. Qual è la trama, il nucleo centrale di questo libro? Le nuove avventure delle nostre tre amiche, Enrichetta, Penelope e Alice, che questa volta, invece di essere a Manchester, saranno a Roma, passando per Firenze. In una, due parole, qual è l'elemento che ti ha spinto a continuare il primo dei tuoi libri? Sarà sicuramente, guarda, uno solo, la fantasia. Che valore dai nella vita quotidiana alla fantasia? La fantasia è fondamentale perché ti fa vivere la realtà in maniera più leggera, anche quando ci sono parecchi problemi. Abbiamo cercato di darvi delle pillole, qualche assaggio, ma il libro va comprato e va letto. Sì. Va approfondito perché è un'avventura che ti prende. Ecco, io potrei sintetizzarlo così, da quello che ho letto fino ad oggi. Un'avventura che ti prende. E ti prende anche allo specchio. Decisamente, Lo Specchio Nascosto e le Tre Lune. Vi aspetto in libreria anche adesso che siamo sotto Natale. Volete regalare una cosa divertente, fantastica, intrigante? Beh, soprattutto dai 10 anni in su. Va bene per tutti. Quindi, se vi piace il fantasy, qualsiasi età abbiate, prendetelo. È interessantissimo. E non è perché l'ho scritto io, ve l'assicuro. Grazie Antonella, grazie ancora. Ciao a tutti. Un abbraccio, buon Natale. Ciao.